E con Paesi Divini ritorniamo in provincia di Asti. Oggi siamo a Castellalfero, un luogo importante anche per il risorgimento italiano, anche per la storia d'Italia. Benvenuti a Paesi Divini. Ciao Danilo, ciao, benvenuto a Castellalfero. Grazie, iniziamo subito la nostra passeggiata da quella che era una volta la porta d'accesso al castello. Esatto. Allora iniziamo, saliamo da qui. Questa qui è la porta principale del castello. Ecco, il castello perché? Perché Castellalfero nasce qui e quando? Il castello nasce nel 1290, costruito dal libero comune di Asti, chiaramente sulla collina perché era più facile fortificarlo. Certo. Vedete che alte mura ci sono, è un perimetro di circa 800 metri che racchiude appunto la parte più fortificata, sì, del castello. Attraverso questo bell'arco si accedeva alla parte più protetta del castello, dove stavano i signori. Quindi qua non c'era una scala, ma c'era una strada. Esatto, la scala è stata messa solo nel Novecento. Perché ovviamente, perché sì, diventa a questo punto una passeggiata, mentre allora invece aveva una funzione proprio di ingresso. Esatto, qui c'era la torre di guardia. Esatto, qui c'era la torre di guardia, mentre tutto questo corpo, il cosiddetto granaio, conteneva le varie vettovaglie per sostentare gli abitanti di Castellalfero durante magari assedi e così via. Certo. E adesso invece andiamo avanti per vedere proprio il nucleo, il centro storico di Castello. Esatto, le varie particolarità, il castello e così via. Danilo, eccoci qua. Questa casa ha un valore storico non solo per Castellalfero. Esattamente, questa è la casa natale di Giovan Battista de Rolandis. Qua sopra vedi c'è una lapide, sì, che lo ricorda. Giovan Battista de Rolandis è, diciamo così, l'ideatore della cuccarda tricolore da cui deriva la bandiera italiana. Quindi in questo periodo così, sì, importante. Sì, esatto, del 150esimo. Esatto, ha realizzato questa coccarda per una sommossa fatta a Bologna nel 1774, quando aveva 20 anni, insieme al bolognese Luigi Zamboni. Da questo deriva appunto la bandiera, perché adottarono, la Repubblica Cispadana adottò i tre colori, e il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, nella sala del tricolore, viene proprio sancito che universalmente sia riconosciuta come bandiera nazionale la bandiera verde, bianca e rossa. Certo, poi ovviamente riconosciuta anche dalla nostra Costituzione, quindi sì, metà, diciamo, dell'ideazione è castellalferese. Castellalferese, sì, l'altro 50% bolognese. Al termine di questa terrazza c'è questo spazio circolare che sembra, sì, tanto una torre. Esatto, siamo sulla sommità di una torre. Ah, è una torre del 300, l'antica porta del Viallo, la zona dove c'è la chiesa della Madonna della Neve, sì, era quella. Questa è la porta secondaria di accesso al castello. Ecco, una l'abbiamo vista, e questa invece era l'inizio dell'altra parte del paese. Esatto, qui si domina un po' tutto il panorama, qui alla nostra sinistra c'è la chiesa dei Battuti Bianchi, ex Confraternita, sì, mentre sullo sfondo, come vedi, un panorama notevole sul Monferrato Casalese e Astigiano, sì, e laggiù tutto l'arco alpino col Monte Rosa, il Cervino e così via. Quindi oggi devo dire che siamo fortunati, è una bella giornata, e possiamo, sì, vedere che c'è ancora tanta neve e sicuramente capiamo anche perché Castellalfero è stato costruito qui, perché da torri come queste si poteva osservare tutta la Valle Versa, controllarla. Ed eravamo al confine, oltretutto. Esatto, il torrente Versa faceva proprio da confine a nord col Marchesato del Monferrato, mentre a sud c'era il libero comune di Asti, quindi era molto importante poter vigilare tutta la valle. E un po' di concorrenza con il Paglio è rimasta ancora oggi, quindi da qui si può possono controllare tutti gli avversari, che per fortuna non sono più nemici. Esatto.
Ed eccoci quindi nella sala, in una delle sale principali. Sì, questo è il Salone Rosso, è una sala completamente affrescata, tutti gli affreschi sono del 1750 circa, sono a tema pressoché militare perché li ha voluti un militare, Giuseppe Amico, che era un cadetto della casata della famiglia Amico, proprietaria di questo castello. Quindi questo castello nasce intorno a che anni? Intorno al 1290 Asti costruisce questo castello, quello che vedete adesso invece è frutto di un ristrutturazione, esatto, avvenuta intorno al 1730 proprio per opera della famiglia Amico. Ecco. Asti ovviamente aveva interesse ad avere qua un castello perché siamo di sopra di una collina, sì, esatto, molto vicina ad Asti, e quindi da qui si poteva come sempre, esatto, vedere il torrente che percorre, sì, la valle sotto, faceva da confine tra il Marchesato del Monferrato a nord e a sud il libero comune di Asti. E Castellaferro era una villa forte proprio di Asti. Certo. Ecco. Nel corso del Settecento quindi ci sono stati questi rimaneggiamenti e vediamo che questa è una sala comunque direi piuttosto, sì, molto grandiosa, molto prestigiosa, è altissima, sono 10 metri di altezza. Questa era la sala dove veniva amministrato il feudo di Castellaferro, ancora oggi è la sala consigliare. Quindi insomma un po' l'idea è rimasta. E poi qui, essendo uno dei luoghi più rappresentativi di Castellaferro, abbiamo due pali perché Castellaferro, sì, per, esatto, due volte ha vinto il palio di Asti. Questi sono i due drappi, sì, 1997 e 98, due anni consecutivi ci siamo aggiudicati il palio. E quindi ve lo siete portati in giro, immagino, esatto, la festa che si è fatta un po' per, sì, il, sì, il, esatto, paese. È stata una grandissima festa perché è un motivo di orgoglio, siamo uno dei pochi comuni che si è aggiudicato. Perché sennò gli altri sono quasi sempre rioni, giusto? Delle, sì, esatto, delle, esatto. Della città di Asti, appunto. Esatto. Allora andiamo avanti perché ci sono molte cose, sì, da scoprire. Cambia colore nettamente. Sì, decisamente sì. Questa è la saletta del Rolandis, è dedicata a un giovane castellalferese che sul finire del Settecento, quando era studente ventenne a Bologna, ideò una sommossa contro lo Stato papale, sì, si era in clima di rivoluzione francese. Certo. Per andare in scena, diciamo così, questa sommossa, i vari congiurati si misero al petto delle coccarde verdi, bianche e rosse, ed è la prima volta che viene usato questo abbinamento di colori. Sì. Da questa coccarda, beh, deriverà poi la bandiera nazionale. Che quindi dopo italiana. Qualche tempo verrà presa appunto nel, sì, esatto, centro Italia come il, diciamo così, verrà poi riconosciuta come abbinamento di colori, sì, nella sala tricolore di Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. E da lì si può parlare formalmente. Però chi, sì, l'ha inventato? Insomma, chi l'ha per primo l'ha avuto al petto? Detto, è Giovan Battista de Rolandis, che è un castellalferese, ecco, e Luigi Zamboni, che invece era un bolognese. Quindi in qualche modo possiamo, sì, dire che la bandiera italiana, sì, è stata pensata a Castellalfero. A Castellalfero e Bologna. Ecco. Questa è Bologna, certo. Sì. Questa carta da parati senza dubbio è significativa, e sì, è, esatto, classico di quegli anni. Esatto, del Settecento, una classica carta da parati cinese in paglia di riso che andava molto in voga nelle dimore di quel tempo. Con il piacere naturalistico di vedere gli uccellini, sì, le farfalle, eccetera. Sì. E poi ci sono anche della scuola del Cignaroli i vari sovrapporta presenti in questa sala. Anche lui molto in voga in quegli, sì, anni. Sì, esatto. Prego. Sala più prestigiosa del castello. Era la sala delle feste. Sì, era il salone delle feste, costruito appositamente per le feste. Ecco, si vede insomma. Tutti gli stucchi sono di metà Settecento, molto interessante quel sovrapporta che è del 1743, ma la parte più preziosa è questo splendido, sì, pavimento che è in ceramica di Vietri, una località sulla costa amalfitana, che appunto ha fornito il pavimento. Immaginate già solo il trasporto di queste piastrelle, che sono molto molto particolari e molto pregevoli. E poi ovviamente la posizione che ti permette di prendere luce su tre lati, quindi ovviamente... Sì. Decisamente è un bel salone, in questo salone facciamo concerti da camera, infatti poi vedremo pianoforte,
ma anche molti matrimoni, perché questa sala è a disposizione di chiunque voglia venire a sposare, talvolta anche dall'estero vengono a sposarsi qui a Castellalfero. Perché si sta bene, perché davvero ne vale la pena di vedere anche queste decorazioni. E quindi già allora comunque veniva usata per le feste. Sì, è nato appositamente come festa, vedete che è anche molto gioioso nelle sue decorazioni di vario tipo, dagli stucchi e così via. E quindi concludiamo appunto, come dicevi, sì, vicino a questo pianoforte, perché... Questo è il salone della musica ancora oggi, dove facciamo dei concerti da camera, chiaramente, con il regio itinerante e così via, e oltre a fare accompagnamento appunto ai matrimoni civili che vengono celebrati in questa sala. Castellalfero è dominato da un castello, una struttura naturalmente rimaneggiata nel corso dei secoli. Nella parte alta, al piano nobile, ci sono gli appartamenti, quelli di rappresentanza. Invece nelle cantine è stato allestito un museo per raccontare la vita contadina, come si svolgeva la vita anche durante l'Ottocento e l'inizio del Novecento, qui in paese e in qualche modo un po' in tutto il Monferrato. Il castello, quindi, di Castellalfero. Permesso, buongiorno. Avanti. Buongiorno. Benvenuto al CAR, il signor Montesano Antonio, presidente della nostra associazione che gestisce il nostro museo. Ecco, che museo chiama e il CAR. Il CAR. CAR, che vuol dire semplicemente luce oppure lume, perché in piemontese, en piemontais, e le parole hanno sempre come minimo due significati. Il nostro museo è nato nel 2002 per volontà del signor Montesano e del signor Amerio Mario soprattutto, e poi anche del signor Cantino Francesco, che sono i tre fondatori. Ed è dovuto a 30 anni, oltre anzi, 30 anni di raccolte che tra di loro, cioè tra parentesi, tra di loro non si conoscevano, che si sono incontrati qui nel 2001. Ed è stato allestito qui, della parte bassa, quindi nelle cantine del castello. Il sindaco, il signor Marengo Angelo, nel 2001 gli ha dato questa disponibilità e da allora è nato il nostro museo. Quindi è il primo ambiente, quello della scuola. Questa è la scuola. La scuola dell'Ottocento, come poteva essere nell'Ottocento. Questo è un banco della scuola di Castellalfero dell'Ottocento. Gli altri arrivano da paesi limitrofi. La scuola nell'Ottocento era gestita dalla curia e c'erano solo tre classi in una classe unica. Il maestro vestiva con quegli indumenti. E se andiamo a vedere, in Toscana la scuola è stata dipinta in questo modo, non c'è neanche i banchi, non esisteva né quaderno né sussidiario, era il maestro che aveva dei semplici libretti come questo, che è proprio il dolce seme, ed era fatto proprio per le scuole di paese, rurali. La scuola era, come detto, gestita dalla curia e quindi si aveva degli interessi che il popolo non fosse troppo istruito. O diciamo in un certo modo. Ma era così, era sacrosanta. Vediamo che poi ci sono anche la bandiera, Savaldo, in questo caso. Questa scuola, questi bambini che andavano a scuola, che non avevano ancora le cartelle, ma portavano una fetta di polenta o un frutto legato nel fazzoletto da naso, che non serviva tanto come fazzoletto, ma per trasportarsi quello che mangiava. Certo. Iniziava alle 9 e finiva alle 16 del pomeriggio. Il bambino una volta doveva fare dei lavori che erano proprio strettamente da fare solo dai bambini. E questo è un po' quello che si racconta qui in questo ambiente. Questo
questo invece è uno spazio un po' più ristretto, scavato nel tufo. Sì, è anche la prigione. È la prigione. La prigione del castello, c'era una prigione. Ma non è come quella dei giorni d'oggi, certo. Osservatela bene. Ecco, cosa c'è? Una panca, un pezzo di legno, insomma, esatto. Un vaso di legno da panca. E quel contenitore quadro di pietra, sì, era il pitale. Ecco, quindi diciamo che tutto ciò che era necessario, esatto, ce l'avevano qui. Ed è molto bella anche l'ambientazione, appunto, perché c'è questo tufo che si vede che è particolare, no? Certo, è un tufo molto particolare. Qui oltretutto siamo sotto il castello, è da almeno 900 anni che non piove, eppure questa porta è migliore di qualunque previsione meteorologica. Perché? Se si bagna vuol dire che cambia tempo e sta iniziando a bagnarsi. Questo è dovuto all'umidità? È dovuto a questo terreno, questo tufo, perché oltre non possiamo andare perché frana. Vi è una ghiacciaia dove mettevano la neve d'inverno e poi la utilizzavano d'estate. Prego. In questo locale noi abbiamo dovuto fare due ambientazioni perché ci manca lo spazio. Uno è la cucina di una volta, con la madia, quella che si usava per impastare il pane, dove c'era a questo tavolo si sedevano solo gli uomini. Ah. Le donne erano relegate all'angolo del fuoco e quello era il posto della nonna, alla destra del padre, mentre di qua c'era l'ultimo nato, era il posto dell'ultimo nato. E se questa fosse la finestra che dà nel cortile, quella sedia là era per il nonno ed era il capotavola. Ecco, perché, per essere capotavola bisogna poter vedere chi c'è fuori e chi entra senza doversi spostare o fare dei movimenti strani. Quindi solo uomini al tavolo? Solo gli uomini e maggiorenni. E maggiorenni, sono i bambini. Bambini erano relegati là. Poi ci sarebbe tanto da raccontare perché al centro del tavolo non c'era il lume, ma lo spago con l'amo, dove veniva appesa l'acciuga, il merluzzo salato, e con un ritmo prestabilito battevano la fetta di polenta assieme per prendergli un po' del gusto. Ah. Ma l'acciuga o il merluzzo rimaneva appeso sempre là. Ho capito. Adesso invece voglio farle vedere di lì l'angolo del baco da seta. Eccoli lì. Che era l'unico modo per le donne per avere qualche soldo da spendere come volevano loro, cioè il vestito per loro, oppure acquistare quello che serviva per la cucina. Sì. Era un animale molto delicato, tutto incominciava il mese di aprile, esattamente il 25 aprile, il giorno di San Marco, e poi quel giorno c'era la benedizione di questo seme, che era in quella scatoletta là in fondo, ne compravano circa un'oncia, e al mattino alle 5:30 andavano a farla benedire perché si diceva che San Marco li faceva schiudere meglio. Poi la indossavano in mezzo al seno, queste uova, perché lo chiamano seme ma sono uova, per farle schiudere. Sì. Dopo 8 giorni nascevano i vermi e lì per 35 giorni era una battaglia per curare questi animaletti di modo da poter ottenere il bozzolo. Eccolo famoso. Che è il baco da seta. Ma perché il verme cosa faceva? E mangiava la foglia del gelso. Sì. E poi verso il 28° giorno gli si preparava il bosco, voleva dire mettere le piante dei ceci dell'anno prima secche, di modo che loro potessero arrampicarsi e chiudersi nel bozzolo. Loro, questo animaletto conosce solo una cosa, il polo nord e il polo sud, dove sale per lui è il polo sud, si allunga leggermente verso il polo nord e poi incomincia a chiudersi in questo bozzolo, si crea questo. Certo. Qui dentro sta esattamente trasformandosi in crisalide, sta esattamente 12 giorni e dopodiché mangia la seta
per uscire una farfalla che deporrebbe, ma a noi interessava il bozzolo intero e lo si faceva morire con un fuoco che generava un determinato fumo che non ingialliva la seta ma faceva morire il... E adesso andiamo alla camera da letto. Alla camera da letto. To the sun. Yeah, you are not alone. Questa è quindi la camera da letto. Questa è la camera da letto per parlare del matrimonio nell'Ottocento. Sì. Che si. Innanzitutto, le donne nell'Ottocento si sposavano da 13 a 19 anni. E chi non si la ragazza che non si sposava rimaneva zitella. Mentre invece, farà piacere anche a chi ascolta adesso, sì. Invece l'uomo era molto diverso. L'età iniziava da 18 anni, sì. E finché tirava il fiato andava bene. Okay. Qui nelle mie ricerche avrei tante cose da dire. Il matrimonio erano sempre i genitori che stabilivano chi la propria figlia o figlio dovesse sposare, sì. Ed erano per motivi futili. Si incontravano portando la canapa nei torrenti e lì, come è successo a mio nonno, ci è voluto 3 anni perché capisse che quella lì doveva, era, se voleva sposarsi, doveva sposare quella lì. Ho capito. Il 60 giorni prima della data del matrimonio, sì, vero e proprio, la ragazza andava a casa di lui e lui aveva l'obbligo di farle vedere tutto quello che avrebbe portato in dote. Poi tornava a casa, mangiava e di qui andava ad Asti da un notaio che redigeva l'atto di matrimonio. Un contratto, in pratica. Un contratto vero e proprio. Il notaio dava anche un valore a tutto quello che al corredo della ragazza. In modo che non ci fossero fregature dopo. Non ci fossero. Quello che abbiamo messo noi lì non è dell'astigiano, ma è del torinese, sì, e di Rosta, di una diciannovenne, che il 18 marzo del 1883 portava in dote, legga bene, 19.000 lire in contanti. Insomma, era non posso dirlo chi era assomiglia. Però era un buon matrimonio. Era proprio quello. E quel giorno, perché 60 giorni? Perché allora era fattibile il divorzio prima ancora di sposarsi. Ecco. Cioè, se detto entro il 60° giorno, sia il ragazzo che la ragazza potevano sciogliere questo contratto. Diversamente non era più fattibile. Certo. Adesso è arrivato il momento di metterci ai fornelli e cuciniamo insieme, o meglio impariamo a cucinare, uno dei piatti più tradizionali della regione, cioè gli agnolotti con il ripieno naturalmente di carne. Proveremo a farli a mano, anche a dare loro la forma, quella insomma tradizionale che tutti conosciamo, gli agnolotti. Con la signora Marisa del ristorante del Castello di Castellalfero, giusto? Il Santa Osteria. Sì, esatto. E impareremo a cucinare gli agnolotti, però non gli agnolotti ordinari, ma agnolotti, come si chiamano? Si chiama l'agnolotto gobbo d'Asti ai tre arrosti. Ecco, perché agnolotto gobbo per la forma che ha. Poi quando lo faremo, dopo vedrà come la forma assunta che ha, è ingobbito, insomma, sì, non è piatto, non è del plin e quindi ha questo nome. E tre arrosti? Ai tre arrosti, perché naturalmente viene fatto il ripieno con la carne di vitello di fassone piemontese, un pezzo di coniglio nostrano e un pezzo di lonza di maiale. Quindi ecco, i tre arrosti, perché tutte queste varie carni vengono cucinate arrosto e poi verranno. Beh, vediamo poi come. Vediamo come poi si farà nella preparazione. Partiamo con gli ingredienti come si fa sempre. Iniziamo dicendo un po' anche le dose. Allora, innanzitutto sì, servirà la farina. Allora, servirà la farina di grano tenero 00,
servirà le uova, naturalmente, per fare la pasta. Per fare la pasta. La pasta si fa esattamente con, non so, per 8 persone, facciamo mezzo chilo di farina, sì, 6 uova intere, e un goccio d'olio, un pizzico di sale e un po' di acqua tiepida per l'impasto, certo, perché l'impasto degli agnolotti, a differenza dei tagliarini, deve essere molto elastico, sì, essendo una pasta ripiena, quindi bisogna utilizzare anche un po' d'acqua e non solamente le uova. Sì. Poi che cosa ci servirà per il ripieno invece? Poi per il ripieno invece appunto cucineremo queste carni che abbiamo elencato prima, e poi utilizzeremo anche la verdura, quindi della scarola verde, sì, e del parmigiano, ovviamente la noce moscata, e poi ci sarà anche l'uovo nell'impasto per amalgamare bene il tutto. Ecco, allora iniziamo con sale, pepe, naturalmente, quanto basta. Naturalmente, allora iniziamo con la pasta. Sì. Allora, prepariamo la farina sulla spianatoia, facendo la famosa fontana. La famosa fontana. Anche voi la, sì, chiamate così? Sì, okay, assolutamente. Poi mettiamo un goccio d'olio, sì, un cucchiaio, un po' di sale e rompiamo le uova. Ma lei le rompe addirittura una sulla... No, questo non credo di essere in grado di farlo. Io ne rompo vuole una... farlo lei? No, provi. Questo va bene così, perché già dopo farò tutta la parte dell'impasto, e romperne una con l'altra credo che sia troppo difficile per me. E poi si impasta, ovviamente. E poi si impasta. Allora, in questo modo si comincia a rompere picchiettando le uova. Sì. Così. Ricomincia a impastare. Questo è davvero un cesto antico che si ripropone e che è sempre lo stesso, perché è appunto, sempre lo stesso. Ma che differenza c'è tra impastarlo a mano e impastarlo con la macchina, detto da un'esperta, ma veramente? Allora, no, veramente. E la differenza è tra una penna liscia e una penna rigata. Sì, sì. Quindi la penna rigata assorbe di più, certo, il sugo, no? Certo. Ecco. E la penna liscia invece no. Ecco, facendo l'impasto a macchina, la pasta rimane scivolosa, sì, non è più liscia. Sì, cioè, sì, sì, sì. È abbastanza liscia. Noi capiamo che è pronta da che cosa? Quando è liscia e ben impastata, vede che non abbiamo nessun grumo di, sì, farina, è perfettamente liscia. In questo modo elastica, perché vede che scivola bene al palmo della mano, sulla spianatoia. E poi è si pronta, vede anche in questo, certo, modo. E, certo, quindi è pronta per essere stesa a fogli sottilissimi ed essere riempita, certo, con il ripieno del ecco, a proposito di ripieno, andiamo a fare il ripieno. Abbiamo cotto gli arrosti, abbiamo conservato un po' del sughetto di cottura, certo, per poi insaporire tutte passo, queste allora, cose. Grazie. E poi dobbiamo spadellare questa cosa qua, lo fa lei o lo faccio io? Ma facciamo che lo faccia. <Non vorrei. ride> direi che questo forse davvero, non evitare di avere verdure sparse un po' in tutta la cucina, ecco, insomma. Ma il gesto così a che cosa serve? A parte che fa molta scena. Serve a mantenere integra la cosa, perché se lei lo tocca, adesso in questo caso, se è un pezzo di carne rimane intero, se lei tocca qualcosa di delicato, sì, ovviamente certo, si rompe nel mescolarlo. Riesce a farlo. E poi mettiamo un po'
del suo sughetto di cottura, che useremo poi anche dopo per condire poi gli agnolotti. Sì. Allora, il ripieno è pronto. Ecco. Insaporito. Insaporito, lo mettiamo sul tagliere, perché a questo punto bisogna tritarlo fine per poter poi ottenere gli agnolotti. Ora, io spero di non aver fatto nulla. Le tecniche sono due. Sì. O con la mezzaluna, come facevano le nostre nonne. Sì. E quindi in questo modo qua. Sì. O altrimenti, come fanno oggi, è più veloce, sì, naturalmente. È estremamente più pericoloso. In questo modo qua. Però con la mezzaluna lei ce la può fare. Vuole allora, provare così la o provo con la mezzaluna? Va bene, perché va insomma, bene. Dispiace perdere un dito ogni ricetta. Quindi mi dica già soltanto così se sbaglio. Ma che bravo. Questa cosa qui me la fanno fare sempre. Perché è l'unica cosa che forse non faccio troppi danni. Ma che bravo. Ci aggiungiamo l'uovo. Un uovo intero. Sì, un uovo intero. Allora, adesso abbiamo steso la pasta. Eccola qua. Molto sottile, ne abbiamo fatte due. E adesso andiamo a porre i tanti mucchiettini, sì, a distanza di 2 centimetri. Si prende un po' di pasta, sì, così, sul cucchiaio. Poi con la forchetta, vede, lei fa già un accenno di mucchiettino e lo fa cadere sulla pasta, così. Forse un po' poca questa. Bravo, no, va bene. Va bene. Va bene, va bene. Adesso prendiamo delicatamente questa parte qua e andiamo a chiudere in questo modo l'agnolotto. Non mi viene neanche su a me. Sì, che le viene. Così. Adesso pizzichiamo. Adesso andiamo a tagliarli. Si tagliano semplicemente in questo modo. Colpo deciso. Sì, che altrimenti è la decisione in questo caso quello che viene a la frizione. È vero, effettivamente devo ripassarla 3 volte, altrimenti. Vede che si chiudono perché è gobbo, perché sì, quando questo qui per esempio è perfetto. È perfetto, diciamo, almeno uno su tutti è venuto. Con questa chiusura qua, non so, facciamo vedere uno di questi, sì, che poi cotti si vede meglio, con questa chiusura qua, sì, vede com'è l'agnolotto, sì, non è piatto, sì, certo, e non è piccolino dal plin, sì, come quelli, quindi ecco perché si chiama l'agnolotto gobbo. E a questo punto? A questo punto non ci rimane che buttare nell'acqua bollente salata e poi condirli e poi mangiarli. Ecco, a questo punto vede che stanno bollendo, hanno ripreso il bollore, cosa, sì, facciamo? Ne alziamo uno e andiamo a toccare. Tocchi un po'. Sì. 2 minuti e pronto. Sì. In
insaporiamo bene. Certo. Facciamo il solito gesto. Ecco qua, gli agnolotti sono in questo pronti. Momento sono pronti da mangiare. E a questo punto assaggiamoceli. A questo punto li mettiamo in una fondina. Lei dovrebbe assaggiarne uno mio, per vedere come è venuto. Lo riconosco. Da che cosa? Stanno perché avevano una forma perfetta. Beh, però guardi che belli, non ce n'è uno uguale all'altro. Infatti, questo senza dubbio. Il nostro lavoro è premiato. Un po' di parmigiano. Dai, un po' di parmigiano lo mettiamo, ci sta sempre bene. E voilà, e buon appetito. Possiamo assaggiarli, buon appetito. Allora io prendo questo che è il suo. Va bene, io sicuramente. Ne prendo uno suo che si crede subito. Buon appetito. Grazie. Sono venuti bene davvero. Dietro quelle colline, le colline alle mie spalle, si trova la chiesa della Madonna della Neve, una chiesa antichissima, costruita nel Medioevo, ma è davvero molto antica e molto misteriosa la sua origine, tanto che alcuni le fanno risalire addirittura ai Templari. Buongiorno, piacere. Piacere, il rettore, giusto? Il rettore. Quindi sì. La sua funzione ufficiale è rettore? Il rettore, della chiesa della Madonna della Neve. Ecco. Qui sorgeva, attorno al 1000, sorgeva un borgo che si chiamava Viale o Viallo secondo i documenti. La chiesa, sì. Questa, fungeva da parrocchia, diciamo, ed era intitolata a Santa Maria. Castelalfero non esisteva ancora. Ah, ecco, erano soltanto piccole borgate. Piccoli borghi che erano disseminati qua sul confine, perché il torrente Versa, che scorre nella valle, sì. Era il confine naturale, sì. Tra Asti e il Monferrato. Ecco che, come riportano i documenti, alla fine del 1100, praticamente 189-1191, ci furono eventi bellici tra Asti e il Monferrato. Naturalmente. Ecco, naturalmente da questo, tutti questi borghi che si affacciavano appunto sul confine vennero rasi al suolo, sì. Che poi in seguito Asti pensò di arretrarli. Praticamente, ecco che sorge Castelalfero, ecco che è sorto il Montechiaro d'Asti in posizione più arretrata, che sorgeva quindi non troppo sul confine, perché si rischiava un po' troppo, si rischiava su una posizione un po' più arretrata, e praticamente avvenne lo svuotamento del posto, sì, ecco. Sì. E questa chiesa possiamo dire che grazie ai restauri avvenuto nel 2000 in occasione appunto del giubileo, che la fondazione della Cassa di Risparmio di Torino ha finanziato questa iniziativa, che era volta appunto al recupero di queste chiese romaniche astigiane, sì. Ma per questa chiesa comprendeva praticamente il consolidamento della parte absidale, che vedremo adesso, sì, e il discelbimento, praticamente togliere l'intonaco che copriva praticamente sia la facciata, sì. Che la parete sud. Perciò noi non sapevamo nulla di questa chiesa, vedevamo solo la parte absidale, che era appunto considerata abside romanica. Certo, quindi prima era tutta intonacata. Tutto intonacata dentro e fuori. Ecco, quindi all'esterno adesso invece la vediamo già appunto. Ecco, con questo discelbimento automaticamente abbiamo potuto appurare che la facciata è originale fino sopra l'architrave. Sì. E praticamente i muri perimetrali sono originali. Siamo nella parte laterale e vediamo appunto che viene mantenuta, no? Questo sì, motivo, sì, a fasce alterne, sì. Bianche e rosse. Praticamente appunto l'ingresso sud, la porticina, certo. Classica del romanico. Sì. Ecco, abbiamo delle monofore che poi le vedremo all'interno. La particolarità del campanile cilindrico. Ecco, un campanile davvero strano. Perché... Curioso, perché parte da basamento, diciamo, quadrangolare, sì. Che non era normale quel periodo. E poi a un certo punto diventa cilindrico. Diventa cilindrico e si parla che potrebbe essere un elemento, diciamo, essendo il periodo
della ricostruzione, diciamo, della, siamo nel 1200, il periodo che i templari andavano forti. In quello, templari. I templari. Questi personaggi mitologici quasi, no? In realtà sono storicamente esistiti, lo sappiamo tante bene. Tante volte fa anche un po' effetto parlare perché sembra quasi che uno voglia dare dei toni. No, vabbè, sono esistiti e giustamente. Poi sono stati... Erano i monaci guerrieri, no? Insomma. Monaci guerrieri e poi erano, sono stati quelli che hanno ricostruito tantissimo. Certo. Hanno restaurato, hanno portato appunto anche tanti testi dalla Palestina che l'hanno, sì, l'hanno riportati qua in Italia. Tanto più che noi qua abbiamo la Cassina della Zola che si trova all'inizio della valle a salire, sì, e la Cassina della Librera. Allora la Cassina della Zola era considerata come convento. Sì. Mentre invece la Cassina della Librera, come il termine... Il nome Librera, chiaramente. Librera è la fabbrica del libro. Praticamente ecco. Questi, probabilmente questi frati che non sapevamo né di che ordine. E nemmeno sappiamo né quando sono arrivati né quando sono andati via. Sappiamo molto misteriosi. Molto misteriosi. Poi abbiamo scoperto che i famosi fra era come si chiamavano fra loro. Certo, i templari. Ecco. E noi a Castelfero abbiamo avuto nel 1331 un notissimo fra il famoso, diciamo, possiamo dire famoso perché è stato il procuratore generale della lingua lombarda, ecco, praticamente. Dei Giovanniti, successori praticamente dei Templari, che sono stati sciolti per i famosi motivi economici, sappiamo, probabilmente, e che era di Castelalfero, fra Vercello, ecco, da Castelalfero, che è il toponimo Vercelli, è proprio qua dietro questa collina. Quindi insomma in qualche modo l'avrebbe ereditato. E visto che gli affreschi che vedremo all'interno, sì, sono del 300. Il periodo era quello. E il periodo siamo lì, allora possiamo anche permetterci, certo, di sognare. Possiamo un permetterci, no, di sognare. E la stessa forma appunto forma particolare del campanile. Sappiamo che appunto i templari aggiungevano sempre qualche elemento cilindrico, sì, nelle, sì, loro ristrutturazioni, certo, nelle loro. Certo. Così ci sono poi delle monofore che hanno rifatto, naturalmente sono del 1200, ecco che anche tanti storici le contestavano perché dicevano non sono perché sono talmente ben conservate che sembrano e si vede che sono rifatti, di un periodo tardo dopo, sì, però comunque rimangono sempre molto antiche, sempre insomma, molto belle, anche con gli archetti pensili appunto. Proprio hanno mantenuto l'architettura proprio del romanico. E allora andiamo a vedere anche l'interno di questa chiesa, sia dal punto di vista storico, e poi continuiamo a sognare un po' con i templari. Benissimo. Ed eccoci quindi all'interno. Vediamo che ci sono delle tracce di affreschi lungo anche, sì, appunto i lati, insomma, qualche cosa si vede che c'era, qui vedo addirittura un castello, no? E poi ovviamente alcune immagini di santi. Ecco, grazie appunto agli interventi della Fondazione della San Paolo di, sì, Torino, sì, 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 della Banca San Paolo di Torino, ci ha permesso di identificare meglio questa chiesa, che effettivamente i muri perimetrali sono i più antichi, sono del 1000. Ecco. Ecco, ci sono delle tracce anche di sinopie, sì, affreschi appunto del 1000, che indicano praticamente che la parte absidale è posteriore. Praticamente in seguito a quegli eventi bellici che si parlava prima. Sì, ecco, sì, che sì, dice, sì, chi è che poteva essere stato l'autore. E ovviamente nella parte absidale ci colpisce subito l'affresco. L'affresco che diciamo è stato la causa, cioè quello che è l'effetto che ha fatto trovare l'abside è stata questa monofora che è stata individuata dall'esterno e, sì, ha fatto in modo che si è potuto passare all'interno per vedere cosa c'era sotto l'intonaco. Quindi qui era tutto coperto di bianco? Tutto intonacato, naturalmente non si sapeva nulla, era una chiesa anonima come tante altre. Certo. E invece poi scrostando, diciamo, praticamente con i saggi stratigrafici, certo, si è potuto praticamente capire che sotto c'erano degli affreschi anche importanti, che praticamente sono affreschi datati del 1300 per la parte del Cristo in mandorlo, mentre invece i due riquadri della Passione, sì, siamo già verso il 1004, sono già datati un po' dopo. Ecco, e la particolarità di questo... Che cosa rappresenta innanzitutto questo affresco? Ecco, allora, se partiamo dal Cristo, poi andiamo a vedere i lati. Allora, questo Cristo pantocratore, cioè un Cristo benedicente, si distingue dagli altri perché è benedicente
con il tizzone ardente. Cioè nella mano destra vediamo. Nella mano destra invece di benedire con le solite tre dita. Raffigurato in tutte le rappresentazioni del Cristo Pantocratore, noi invece in questo caso lo troviamo con il tizzone ardente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un Cristo legato alla Pentecoste, un Cristo pentecostale, chiamiamolo così. Perché se noi guardiamo bene questo tizzone, vediamo che questo ramo, questo legno, è girato al contrario, praticamente sì. Come se la base fosse girata sì. In alto. Ed c'è un taglio e la fiamma è sotto verso la punta del ramo. Allora, cosa vuol dire nell'interpretazione artistica? Che c'è un taglio netto tra la base e la sommità della pianta. Praticamente le radici sono nel cielo, c'è un taglio netto con la terra. Da questo ramo si vede che c'è un rametto che parte. Ed ha un taglio netto anche questo, praticamente dal cielo è sceso il figlio, praticamente, e poi c'è il taglio netto perché è ritornato in cielo. Certo. Pertanto viene rappresentato in questo senso qua, che è appunto il fuoco che poi arde sotto, praticamente è lo Spirito Santo che proviene dal cielo, certo. Dal Padre e dal Figlio. È chiaro. E praticamente cosa riconduce questo? Riconduce al discorso dei Templari, perché era il discorso di San Giovanni Battista che dice verrà uno dopo di me che vi tezzerà con il fuoco, e in seguito poi c'è stata anche la Pentecoste, certo. Che lo rappresentiamo. Ma perché parliamo di San Giovanni? Parliamo di San Giovanni perché nelle due, prima di tutto ci sono i quattro evangelisti, no? Nei simboli, perciò Matteo col bue, sì. Luca, San Marco il leone, col libro chiuso, vuol dire che erano in guerra, l'Aquila, San Giovanni e San Luca, no? Poi abbiamo i due santi, due persone, due raffigurate. Allora, qui abbiamo un personaggio giovane che non ha la barba, perché sì. Vuol dire che è giovane, e ha le pietre in mano. Allora si tratta di Santo Stefano, che è stato lapidato, e allora pertanto rappresenta Santo Stefano. Mentre invece da questo lato qua vediamo una persona ossuta, diciamo dal viso scavato, sì. Vecchio, è stato un po' difficile a individuare chi fosse, però l'abbiamo poi scoperto in seguito, meno questo, io dico che è lui, in questo caso dico sono io che dico che è lui, perché quella parte circolare che ha, sembra di avere in mano, non è un globo, ma è il vassoio certo. dove è stato praticamente appoggiato la sua testa, a Erodiade, di Erode. Ecco, allora cosa abbiamo? Cosa rappresenta questo? Una cosa bellissima. Rappresenta Giovanni, che è legato ai Giovanniti. Sì, ritorno a quello, e perciò al discorso del fuoco, della benedizione del fuoco. In più, lui è l'ultimo profeta del Vecchio Testamento. C'è Gesù. E poi c'è Santo Stefano che è il primo martire. In mezzo hai i quattro evangelisti. È chiaro. Cioè praticamente è un momento fortissimo, certo. della fede, certo. della rappresentazione. E per concludere c'è la parte del libro. Del libro. Questa è una cosa, ecco, un'ultima traccia dei Templari, forse possiamo trovarla. Per il fatto che nelle scritte che si trovano nel libro c'è una scritta... che vediamo in latina, appunto. Le sotto, altre... poi sotto c'è questa scritta che potrebbe essere, io non posso dire se è arabo, se è ebraico, se è una lingua lontana, comunque. No, una lingua lontana, che nel periodo del 1300, chi è che poteva scriverla? Quelli che stavano in Terra Santa, la libreria, perciò se loro trascrivevano i libri, sapevano anche scriverlo eventualmente, no? E allora ci permettiamo noi di Castellalfero di pensare ai Templari come elemento positivo della storia, non certo. Il solito elemento certo. Pensato che erano personaggi distorti. E quindi a lei come rettore il compito di continuare anche a fare tutte queste cose allora... positive.
Anche per oggi Paesi Divini si conclude. Si conclude qui a Castellalfero, ma il nostro viaggio continua. Spasso per il Piemonte alla scoperta di gusti, profumi, leggende e tradizioni della nostra regione. A presto!